Ciao a tutti, bentornati su Speziata. Oggi vi propongo una ricettina di mare molto semplice, di rapida esecuzione, ma allo stesso tempo anche economica. L'impepata di cozze, che aromatizzerò con della buccia di limone. Per ogni porzione ci occorrono dai 400 ai 500 g di cozze già pulite, dell'olio extravergine d'oliva, del pepe nero, del peperoncino, aglio, limone e prezzemolo. L'impepata di cozze si prepara davvero in pochissimo tempo, è una cottura rapidissima da effettuare proprio all'ultimo minuto, appena prima di servire le cozze. L'operazione più lunga è solo quella della pulizia, per la quale vi rimando ad un video che ho appositamente realizzato. Cominciamo la preparazione pelando l'aglio e tagliandolo a fettine. Lo mettiamo in padella e lo lasciamo rosolare con un filo d'olio. Aggiungiamo anche il peperoncino, togliamo a pezzettini ed uniamo le cozze. Saltiamo, chiudiamo con coperchio e lasciamo cuocere fino alla completa apertura delle valve. Quando le cozze inizieranno ad aprirsi, cominciamo ad aggiungere il pepe. Una volta che le valve sono completamente aperte, spegniamo e aggiungiamo una grattugiata di buccia di limone. Mettiamo nuovamente e serviamo le cozze. Aggiungiamo anche l'acqua di cottura, cerchiamo magari di non far cadere l'aglio. Un'altra macinata di pepe. E pochissima altra buccia di limone. Aggiungiamo qualche fettina di limone, qualche fogliolina di prezzemolo, che a piacere potremmo anche tritare, e portiamo in tavola. Piatto tipico della cucina partenopea, l'impepata di cozze è servita soprattutto come antipasto, ma in porzioni più generose potrebbe costituire tranquillamente un secondo piatto. Nella versione classica, quella più tradizionale, l'impepata di cozze viene preparata senza fondo di cottura. Preferisco però aggiungere un filo d'olio e un po' d'aglio che insaporisce ulteriormente le cozze. Inoltre ho aggiunto la buccia di limone per conferire alle cozze una nota di freschezza. Se la mia versione vi è piaciuta, condividetela e con i vostri commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Un saluto da Sonia e al prossimo video.